Sui quali lavora. Allora, con noi all'Italia chiamò il grandissimo, altissimo, eccellentissimo professor Antonio Zippipi. Già pronto? Pronto, professore. Pronto, già professore. Pronto, salve. Buonasera. Buonasera, professore, buonasera. Come va all'interno del Gran Sasso? Tutto bene? Tutto bene, ecco, tutto bene. Fa un po' freschetto ultimamente, ma insomma, siamo preparati dalla vetta della montagna. Certo. Che cosa ha preparato? Quale grande esperimento scientifico ci ha preparato per noi oggi? Mi fa piacere questa domanda intelligente, Emanuele. Il progetto messo in discussione questa settimana è chiamato Potus Arabicum. Potus Arabicum. Esattamente, Miglia. E consiste nel calcolare, come voi ben sapete noi calcoliamo, consiste nel calcolare il tempo e la qualità del prodotto. Le incognite sono... Pronto, professore? Professore? Eccolo, professore. Miglia è pronto? Sì. Sì, Miglia è pronto. Sì, lei ci sente? Miglia. Prego. Salta la linea, professore, perché all'interno del Gran Sasso succede. Miglia, mi sentite? La sentiamo, professore, ecco, la sentiamo. Quindi, dicevo, è un progetto assai particolare. Sì. Gli elementi sono molteplici. Sì. Per prima cosa prendiamo un piccolo recipiente di un materiale adatto, diciamo, alla conservazione del calore, minchia. Ad esempio una lega metallica. Ah. Una metallica di metalli vili. E prendiamo i due e versiamo all'interno della nostra magica miscela amica, che conosciamo ormai da settimane e settimane, miscela di idrogeno e ossigeno. L'acqua comunemente minchia l'acqua. Ah, ok, perfetto. Mettiamo e posizioniamo il tutto sul nostro caro catalizzatore di reazioni. Sì. Il genera fiamma, come abbiamo chiamato comunemente, detto fornello. Al genera fiamma, il fornello. Esattamente. E mettiamo sopra il nostro recipiente. Sì. Ebbene. E sul nostro recipiente pieno della miscela, amica, sì, l'acqua, costruiamo un filtro. Un filtro. Diciamo, si tratta sì di una separazione costruita con il medesimo materiale, sì, a cui noi applichiamo dei forellini, diciamo di mezzo millimetro, 0,5 millimetri, sì, ecco. Sì. Bene. Successivamente prendiamo i semi di una pianta rubiacea, una pianta comune in alcune zone del globo terrestre, sì, diciamo. Prendiamo questi semi, sì, e li trasformiamo in polvere, li pressiamo, li trasformiamo in polvere. Ah. È molto complicato l'esperimento di questa settimana, non so se avete notato. Siamo uomini di scienza. Prendiamo una quantità accettabile, sì, di questi nostri semi e posizioniamo sul nostro filtro. Ah, okay. E fin qui, diciamo, minchia, non ci piove. Sopra questa polvere prepariamo un altro filtro, quindi sono due filtri e la stessa funzione, diciamo, sempre con i fori, e andiamo a pressare il tutto. Sì. Ah, ho capito. Completiamo. Sì, assolutamente, lei è una persona intelligente. Completiamo con una minchia di coperchio, diciamo, applicando una via di fuga, uno sfogo, sì, come se fosse una canna fumaria, diciamo, minchia, sì, diciamo. Minchia, e sì, da qui calcoliamo il tempo. Quindi la reazione della miscela di idrogeno e ossigeno sulla fiamma arriva chiaramente a 100 gradi Celsius, giusto Celsius? Aha, quindi... Aha. Quindi arriva l'acqua all'ebollizione. Come arriva all'ebollizione? Sale il bollore e passa attraverso il nostro magico filtro, andando ad attraversare questa polvere rubiacea, ecco. E notiamo che la fuoriuscita, mi sentite? Sì, la sentiamo. E vediamo che la fuoriuscita è una miscela scura, intensa, minchia, il caffè, ecco. La miscela del caffè! Ma che c'è lì? Un ottimo caffè! Ho capito che è un ottimo caffè, professore, ma voi, cioè, l'esperimento è farsi il caffè? Amici miei, questa è la scienza, questa è la fantastica scienza che ci accompagna durante la quotidianità delle nostre giornate. Dottor Zippipi, lo perdoni?
Dottor Zipipi, veramente io rimango senza parole. Certo. Tra i due chi è quello intelligente? È vero, esatto. Manuante, eh? Certo, lo perdoni perché guarda, è un cialtrone, non capisce la scienza. Cioè, guardi, veramente io non riuscivo a capire questa, certo, potus arabicum, come potesse essere fantastico. Fantastico. Professore, guardi, veramente ci ha stupito. Questa puntata ci ha stupito. Caro Stefano, se mi permetti, noi d'estate facciamo anche corsi di recupero per chi non è ferrato nella scienza, ecco. Bene, sarebbe un bel premio ai nostri ascoltatori, un workshop, esatto, al dottor Gall nel Gran Sasso, nel laboratorio del dottor Zipipi. Zipipi, perché sì, no? Io sono qui, minchia, non vado da nessuna parte. E poi ci sarà sempre il modus arabicum, che alla fine, no, nel caso lei può sempre, quando ospita i nostri ascoltatori, può sempre offrire il frutto del suo esperimento, quindi un bel caffè. Assolutamente, nella maniera più assoluta, è un ottimo caffè. Oserai dire. Okay. Dottor Zipipi, la ringraziamo per averci dato questa chicca di scienza all'Italia Chiamò. Chicco di scienza, certo. Beh, certo. Cioè, ovviamente, certo. Mi perdoni. Vabbè. Professore, la ringraziamo e le diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci, professore. Grazie.